la possibilità di realizzare delle cose che altrimenti troverete poi negli scaffali dei supermercati tra qualche anno. Abbiamo presentato tre proposte secondo un modello che dovrebbe essere attrattivo per gli studenti, ovvero cercare di portarli a una forma di utilizzo e di esperienza diretta, quindi di creazione di nuovi servizi e applicazioni, in modo che sperimentino realmente cosa vuol dire essere protagonisti e non solo essere utenti delle tecnologie. Le tre proposte vertono essenzialmente sulla Next Generation Television, ovvero il nuovo modo che ci sarà fruibile da tutti per poter accedere ai programmi televisivi non solo trasmessi dai grandi broadcaster, ma che possono arrivare anche dalla rete internet secondo una tecnologia oggi chiamata Connected TV. La seconda proposta verte sul concetto della transizione di tutte le trasmissioni radio da un sistema analogico ad uno digitale, mostrando la possibilità di fare trasmissione non solo di voce ma anche di dati e di video usando quello che è il paradigma chiamato Software Defined Radio. E la terza è quella di contribuire con piccoli moduli all'arricchimento delle funzioni che potremo mettere a bordo di dispositivi volanti senza pilota chiamati micro UAV oppure droni. È stata una mattinata entusiasmante per i temi proposti, entusiasmante per l'abilità di coinvolgimento di Borri e degli altri relatori che si sono alternati. La collaborazione con CSP mi fa piacere constatare che non si è, come dire, nebulizzata negli anni, continua a essere una collaborazione estremamente vivace. Sicuramente CSP ha dato un fortissimo contributo a quella che è l'innovazione tecnologica e didattica del Fauser a partire dalla metà degli anni 90. Sono sicuro che con questo progetto potremo sicuramente migliorare, dare ai nostri studenti l'opportunità di creare delle occasioni di conoscenza, di acquisizione di competenze e abilità che potranno spendere un domani nel mondo del lavoro. In Italia c'è ancora chi fa ricerca e la ricerca sta andando in questi settori, una ricerca applicata, quindi magari meno teorica di quella universitaria, ma sicuramente concreta, che può portare dei risvolti molto positivi per quelle che sono le applicazioni tecnologiche che diventano importanti nel momento in cui si trasformano in un umanesimo tecnologico, cioè diventano proprietà della collettività.